la Camera. L'ordine del giorno con le audizioni formali del professor Ezio Misini nell'ambito dell'esame della proposta di nomina presidente del Comitato per la Sicurezza dell'Operazione a Mare, nomina 55. Ricordo che tale audizione avviene ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento, secondo cui è consentita l'audizione informale dei soggetti designati, finalizzata all'accertamento dei requisiti posseduti e senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti ed organismi interessati. Nel ringraziare il professore per la partecipazione ai lavori della Commissione, gli cedo subito la parola per lo svolgimento della relazione. Professore, benvenuto. A lei il microfono, un pochettino più forte. No, se eccolo. Bene. Grazie Presidente, onorevoli commissari, chiamato a questa audizione informale sono a ringraziarvi per poter essere stato messo in condizioni di riferire su questa proposta di nomina Presidente del Comitato, a valle dei miei due precedenti mandati che mi hanno visto operare nello stesso ruolo sin dal 2017. Desidererei dedicare il tempo che mi viene concesso per mettere in risalto due punti. Nel primo illustrerò, seppur sinteticamente, alcuni aspetti del mio curriculum accademico e professionale. Nel secondo farò una rapida sintesi sulle principali attività future del Comitato e su alcuni punti di attenzione che ritengo rilevanti. In ordine al primo punto, senza entrare in particolare nel mio curriculum, che credo sia già stato illustrato dai relatori di queste commissioni, cercherò di evidenziare solo alcuni aspetti salienti della mia attività accademica e professionale. Laureatomi oltre 40 anni fa in ingegneria mineraria e divenuto pressoché contemporaneamente ricercatore universitario nel settore scientifico dei fluidi del sottosuolo, ho avuto modo di seguire quell'incredibile evoluzione che a partire dagli anni 80 e 90 ha portato, senza più alcun dubbio, le problematiche ambientali a essere sempre di maggiore rilevanza nei confronti delle attività produttive e dei servizi territoriali in genere. Tanto per fare solo alcuni esempi, sono stati gli anni che hanno portato il nostro Paese ad istituire nell'83 il Ministero dell'Ecologia, poi 86 il Ministero dell'Ambiente, a ridefinire nell'89 gli ordinamenti universitari, nuove classi di laurea, quale ad esempio cito la laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio, l'ingegneria forestale, le scienze ambientali, le scienze e le tecnologie ambientali per il territorio. Sono stati gli anni che hanno visto a livello internazionale la pubblicazione nell'87 del rapporto Brundtland, Our Common Future, sullo sviluppo sostenibile, il primo summit della Terra di Rio de Janeiro 92, il protocollo di Kyoto 97, giungendo poi sino ai nostri giorni. È stato sul solco di questa evoluzione che il mio profilo di ingegnere e di docente universitario è andato a formarsi e a orientarsi. In particolare ho orientato le mie competenze verso quelle dell'ingegneria per l'ambiente e il territorio, giungendo a ricoprire per più mandati, a partire dal 2006, il ruolo di presidente del corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio presso l'Università di Bologna. In aggiunta alle normali attività di ricerca e di didattica, nel 2015, a seguito della mia nomina a presidente della Scuola di Ingegneria e Architettura, sempre all'Università di Bologna, ho avuto modo di concentrarmi anche su aspetti amministrativi e gestionali alle attività della scuola. Relativamente alla mia attività scientifica, accanto ai temi tipici del mio settore scientifico, ho sviluppato filoni di ricerca che affrontano temi concernenti l'analisi delle problematiche ambientali e di sicurezza derivanti dall'attività di esplorazione e di produzione di fluidi del sottosuolo sia a terra sia a mare. Particolare è stata l'attenzione rivolta al problema della subsidenza antropica dovuto allo sfruttamento del sottosuolo, specialmente quando sono interessate zone costiere, onde poter valutare su dati oggettivi l'opportunità e la sostenibilità dell'utilizzo di georisorse. La mia attività didattica nel corso degli anni ha interessato un'ampia gamma di insegnamenti, imperniati principalmente su tecnologie dell'esplorazione, ricerca, coltivazione di georisorse. Negli ultimi tre lustri, ancora sulla scia di quell'evoluzione ambientale che ha accompagnato i processi produttivi, ho ricoperto un insegnamento di etica ambientale. Tematica questa raramente impartita a livello nazionale a studenti di corsi di laurea in ingegneria, quanto piuttosto a studenti di corsi di laurea umanistici e o di scienze sociali. Ritengo sia invece assai propizio fornire nozioni di questa fattispecie a figure professionali che molto verosimilmente nella propria attività professionale saranno interessate alla progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture che inevitabilmente avranno un certo impatto con l'ambiente entro cui sono state collocate. Nel chiudere il primo punto dell'audizione non posso esimermi dall'evidenziare come la mia attività accademica sia stata accompagnata dalla collaborazione con enti o amministrazioni pubbliche o private. In particolare vorrei ricordare
la collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico dall'11 al 15 come membro esperto di meccanica dei fluidi e giacimenti minerari, della Commissione per gli idrocarburi e le risorse, dell'allora Ministero dello Sviluppo Economico. Ancora la collaborazione con il MISE quale membro designato dal Ministero dell'Università in materia mineraria per la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi per la ricostituita Commissione CIRM. E infine la collaborazione quale esperto tecnico in materia mineraria per conto del Ministero dello Sviluppo Economico a supporto dell'Avvocatura Generale dello Stato per la difesa erariale della Repubblica Italiana in procedimenti arbitrali internazionali dinanzi alla Banca Mondiale degli Investimenti, Parigi, questo negli anni 2018-2019. Ricordo infine la presidenza di concorso nazionale bandito dall'ex Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio per profili di funzionari e competenze nel settore dell'ingegneria per l'ambiente e il territorio, la nomina per il biennio 24-25 a consigliere scientifico della Marina Militare Italiana per la disciplina scientifica e infine, questo mi onora molto, la recentissima attività di docenza per il corso di energia ed etica ambientale a favore di ufficiali dell'Accademia Militare di Modena. Passo al secondo punto. Passando a questo secondo punto, tralascerò sì la descrizione delle funzioni richieste al comitato di cui stiamo esaminando oggi, le funzioni che immagino siano state ricordate dai relatori di queste commissioni, sia la descrizione delle singole attività svolte dal comitato al termine del suo secondo triennio di vita operativa, per le quali si rimanda, oltre che alle relative relazioni annuali trasmesse puntualmente al Parlamento, anche all'appendice che allego alla presentazione che lascio agli atti per questa commissione. Passando quindi al secondo punto, mi limiterò ad una rapidissima sintesi sulle principali attività future e su alcuni punti di attenzione che ritengo rilevanti per il Comitato. Attività future. La revisione delle linee guida per la stesura delle relazioni sui grandi rischi delle attualmente 140 piattaforme o impianti industriali di varie tipologie presenti nei nostri mari territoriali, di cui voglio ricordare 14 relativi alla produzione di olio, petrolio, e i rimanenti 126 relativi alla produzione di gas naturale. Ricordo che la relazione sui grandi rischi è stato l'elemento di novità della direttiva europea Offshore Safety, che, come ricorderete, ha portato a estendere la legge Seveso agli impianti a mare. Indico inoltre la ripresa dei lavori della commissione di consultazione tripartita, che vede la partecipazione del comitato e delle rappresentanze sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, quali Filctem, CGL, Femca, CISL, Wiltec e degli operatori industriali. Tale consultazione costituisce dialogo tra le parti volto all'esame degli aspetti di sicurezza delle attività a mare, consentendo una gestione aggiornata e condivisa delle questioni strettamente correlate sia alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, sia alla tutela dell'ambiente. Infine, indico il mantenimento attivo dei rapporti comunitari che il Comitato deve tenere con il gruppo tecnico della European Union Offshore Oil and Gas Authorities Group, coordinato e presieduto dalla DG Energia, formato dalle autorità degli Stati membri in materia di sicurezza e tutela ambientale per lo scambio di esperienze e competenze su tutte le questioni relative alla prevenzione di incidenti rilevanti e alla relativa risposta in ordine alle operazioni di esplorazione, coltivazione offshore. Il gruppo vanta il patrocinio del Joint Research Center, il servizio di scienza e conoscenza della Commissione europea che impegna scienziati in attività di ricerca al fine di fornire consulenza scientifica indipendente a sostegno delle politiche dell'Unione europea. Passo quindi a concludere ricordando solo tre punti di attenzione. Il primo, in seno al Comitato è emersa l'esigenza di analizzare le possibili interazioni fra gli aspetti di safety e gli aspetti di security riferibili alle attività minerarie offshore, al fine di valutare le eventuali competenze ascrivibili al Comitato anche in materia di security. È chiaro che il decreto legislativo 145/2015 non assegna al Comitato, quale competent authority ex direttiva, funzioni in materia di security. Tuttavia, a livello comunitario continua ad essere attesa la revisione della direttiva europea 30, e tra le tematiche di revisione proposte figurerebbe anche quella relativa alla security delle piattaforme offshore.
In aggiunta ai temi possibili oggetto di revisione sono quelli relativi alle analisi costi-benefici, alla partecipazione pubblica, alla dismissione degli impianti, alla sicurezza informatica e da minacce esterne, alla responsabilità civile, garanzie finanziarie e così via. Secondo punto di attenzione. Rimane aperta nel Comitato una questione relativa alle tipologie di spese che possono essere coperte nell'ambito della disponibilità economica conseguente al versamento da parte degli operatori dell'uno per mille delle opere da realizzare a mare. In particolare la questione concernente il rimborso delle spese per attività di controllo ispettivo di sicurezza sulle installazioni da parte del Comitato, che sembra incorrere in una incongruenza normativa. Infine, e qui sono in conclusione veramente ultimo ma non meno importante, il terzo punto di attenzione. Il Comitato sarà chiamato, da un lato, a tenere conto delle disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, e mi riferisco al recente decreto legge del 17 ottobre numero 153, anche allo scopo di coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con la sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Dall'altro, a seguire con attenzione le attività di dismissione degli oltre 30 impianti industriali per i quali gli operatori hanno dichiarato il raggiungimento di fine vita. Con questo concluso e ancora vi ringrazio. Grazie a lei, professore. Vediamo se ci sono dei colleghi tra quelli presenti e quelli collegati. Collega Simiani, prego. Grazie Presidente, ringrazio il professore della relazione e che ci ha spiegato esattamente anche la propria attività nell'ambito di questo importante lavoro. Volevo fare due domande, se era possibile, professore, su un aspetto. Primo, lo citava lei all'ultimo, no? I nuovi decreti che comunque chiedono un'implementazione o comunque una, diciamo, una utilizzo maggiore di attività a mare dell'estrazione. Ora, noi sappiamo benissimo che nel dibattito anche politico che c'è in alcune fondazioni, addirittura si parla dell'estrazione dei fondali oceanici, delle materie critiche, prime critiche nell'ambito di alcune materie che sappiamo benissimo nei fondali sono di tantissima entità, così come però abbiamo visto anche dal punto di vista dell'Europa in cui c'è un tentativo di mettere a bando queste, diciamo, queste attività che riteniamo, insomma, che siano effettivamente molto pericolose per i nostri mari e per le nostre attività. Sto vedendo che da parte della maggioranza o del governo c'è un tentativo di poter riuscire a capire se c'è la possibilità di riuscire a aumentare la nostra capacità estrattiva. Io penso invece che ci sia un po' come riuscire a togliere, svuotare il mare col cucchiaino, cioè non si riesce secondo me a capire che forse la nostra capacità estrattiva spesse volte è antieconomica e forse dovremmo fare sicuramente altro. Questo volevo capire la sua posizione, non tanto, non voglio mettere in difficoltà soprattutto su prendere una posizione o un'altra, ci mancherebbe, però volevo capire se il Comitato, qual è l'attività del Comitato su questi due aspetti. Sia sui decreti che sono stati emanati in questi mesi e sulla questione delle materie prime critiche. Vediamo se c'è qualche altro intervento. Se non c'è nessun altro intervento, la replica del professor Mesini, prego. L'ultimo accenno che io ho fatto sul terzo punto di attenzione relativamente al decreto legge 153, dove dicevo che il Comitato dovrà guardare con attenzione alcuni punti, si riferisce in modo particolare, tanto per essere molto esplicito, al fatto che il limite territoriale è passato dalle 12 miglia alle 9 miglia. Quindi l'attività del Comitato dovrà essere particolarmente attenta allorquando dovranno essere, diciamo, valutati degli aspetti che hanno a che fare con la protezione ambientale, oltre che per la sicurezza del lavoro. Solo questo voglio mettere in evidenza. Noi passiamo da 12 a 9, a 9 miglia. Per quanto riguarda i materiali critici che possono essere estratti dai fondali marini, i problemi sono molto aperti nella comunità europea e così via, devo dire che non è materia competente del Comitato. Quindi il Comitato ha un ambito di azione molto preciso che è quello che riguarda la produzione di idrocarburi
dalle nostre acque territoriali, con particolare riferimento alla protezione ambientale e alla sicurezza del lavoro, per cui il Comitato non è assolutamente competente in materia. Mi sembra che sia stato chiarissimo. Ringraziamo nuovamente il professor Mesini per la partecipazione ai lavori della Commissione e dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie professore. Grazie a voi.